Biciclette d'epoca sino al 1987 incluso e costumi da ciclista anch'essi rigorosamente d'epoca. Tutto questo sarà la ciclostorica alla Celestiniana che animerà l'Aquila e dintorni domenica dalle 8.30 con partenza in Piazza Duomo. Il Rotary Gran Sasso dell'Aquila è partner dell'iniziativa organizzata dall'SD Cicli Ricci con Antonio Fiore. Ci saranno due percorsi per i partecipanti, uno lungo di 70 km e uno più breve di 40. Il percorso è un percorso, diciamo, quasi tutto pianeggiante che si snoderà inizialmente su un percorso cittadino, faremo una passerella all'interno dell'Aquila. Ci fermeremo poi a Collemaggio dove ci sarà la benedizione delle biciclette e dei ciclisti e poi proseguiremo per Tempera, Paganica, Bazzano e da Bazzano prenderemo la pista ciclabile che ci porterà fino a Stiffe, poi Campana e torneremo indietro. E il percorso ricalca la prima tappa del Cammino del Perdono con il quale noi abbiamo fatto una collaborazione. Per un giorno saranno protagonisti i ciclisti amatoriali con tutto il loro folklore. Anche l'Aquila avrà la sua ciclostorica, domenica la Celestiniana avrà un suo percorso importante e sarà una prova per chi vorrà cimentarsi con abbigliamento dell'epoca rigorosamente e con biciclette dell'epoca, per cui tanti appassionati sicuramente vorranno con entusiasmo cimentarsi in questa prova. Sarà l'ennesima occasione anche per far conoscere il nostro territorio e quindi anche per veicolare il turismo, anche questo è un altro messaggio di marketing territoriale forte, di dinamismo del territorio che è assolutamente vivo, va a rimpinguare il cartellone degli eventi dell'amministrazione comunale e per cui procediamo sempre di più verso quello che è il nostro intento di avere una programmazione di eventi sportivi e non solo che coprano tutto il calendario e quindi tutti i mesi dell'anno.